Oggi gelatino per loro. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti qui sul nostro canale. Oggi prepareremo insieme un gelatino per i nostri amici a 4 zampe, a 6 zampe e a... E anche a 2 zampe. E anche a 2 zampe, brava. Perché è buonissimo anche per noi. Spostiamoci di là e vediamo come si fa. Ed ecco gli ingredienti per il buon gelato per i nostri amici a 4 zampe e non solo. Potrebbe essere anche un momento di condivisione in cui ci prendiamo lo stesso gelato, perché è buonissimo anche per quindi gli esseri umani. Per i cani, per gli animali domestici, quindi. Ok, anche per i mariti. Anche per i pappagalli. Allora, potrete farli sia nelle consuete formine da gelato, ma io, avendo un cagnolino piccolo, lo farò nel portaghiaccetti perché sarà la quantità più idonea. Bravo. Da dare alla mia cagnolina Cherie. Ma per il mio maritino invece li farò nel porta gelatini. Iniziamo subito. Allora, ci occorrerà una banana, una confezione di purè di frutta, io ce l'ho di mela ma va benissimo anche di prugna, però meglio di mela. Certo. E poi una confezione, non tutta, un po' di yogurt greco senza zuccheri aggiunti. Io gliel'ho preso anche fat free perché Cherie è una civettuola e ci tiene alla linea. Allora, e poi mi occorreranno, per metterli proprio così, vi faccio vedere, i bastoncini per estrarre il gelatino e porgerglielo per farglielo leccare, perché naturalmente non potrà trascinarlo per tutta casa. Certo. E allora iniziamo subito. All'interno di un frullatore all'interno di un frullatore spezzettiamo la banana. Quindi apriamo la vaschetta alle mele, anche questa è 100% mela, priva assolutamente di zuccheri. Se volete potete mettere anche la mela fresca, eh? Io non l'avevo, avevo queste, mi sono più comode, e voilà. E questa e la banana fungeranno appunto da zuccheri. E quindi adesso prendiamo lo yogurt greco e mettiamone 4 bei cucchiai, 2, 3 e 4, più o meno mezza confezione. E adesso andiamo a frullare questo buon composto. Voi mi chiederete perché non sminuzzare tutto con la forchetta invece di sporcare anche il frullatore? Perché il frullatore farà inglobare aria al composto e quindi il gelato verrà più morbido. Finito. Adesso, aiutandoci se necessario con una spatolina, ma come vedete è perfetto, versiamo il contenuto all'interno del portaghiaccetti. Quindi oltre alla pera si può mettere anche una mela, si può mettere... Noi non abbiamo messo la pera. Oltre alla banana si può mettere anche una pera? Sì, volendo. Con la banana naturalmente viene più cremoso, più gelatoso. Però può andare bene anche una pera, potete inserire anche delle verdure all'interno, se il vostro cane non... le carote, per esempio banana carote è un altro buonissimo gelato, anche per gli uomini. A questo punto inseriamo un bastoncino in ogni gelatino, rigiratelo bene e inseritelo. E adesso mettiamolo in freezer finché non sarà completamente solidificato. Ci vorranno un 3-4 orette. Ed eccoli i nostri gelatini belli e pronti. Adesso la prova più difficile. Bisogna che Cherie li gradisca. Vediamo un po' se le piacciono. Parentesi, questi sono buonissimi anche per noi padroncini, eh? Tiriamoli fuori, pressiamo leggermente, muovendo, eccolo qua, guardate che carino. Adesso faccio una foto veloce e dopodiché facciamo la prova Cherie.
fresco, che buono! Com'è, buono? Si appiccica la lingua, deve scendere il zumbone. Che ne dite? Gradisce? Eh sì, ci ritorna, malgrado sia ancora freddissimo, voi fateli scongiolare un po' di più e il vostro cane gradirà. Buon'estate ai nostri amichetti!